La nostra azienda occupa 35 persone, lavora a ciclo continuo. Noi da venerdì applichiamo rigorosamente, la legge. Tutti i lavoratori per accedere allo stabilimento dovranno, essere in possesso del, Green Pass. La problematica maggiore è chiaramente il fatto che le persone che non dovessero avere il Green Pass possono presentarsi al lavoro ma poi non lavorare, quindi potremmo avere delle interruzioni nella nostra produzione. Noi non molleremo, diventeremo anche dei martiri, ma dobbiamo firmare questa impietosa sceneggiatura che va avanti da un anno e mezzo. Del Green Pass in azienda abbia trasferito un problema ideologico in azienda. Questa cosa non accadeva da decenni e questa cosa ha creato delle tensioni in azienda. Il welfare può essere un'aspirina che cura questi 2 mesi e mezzo. Non si va a fare benzina, non si va a fare la spesa, non si va a pagare le bollette, non si va a pagare niente. Stavolta il lockdown lo facciamo noi. Lockdown lo facciamo noi! Noi abbiamo lavorato in zona rossa, abbiamo lavorato con le città chiuse, abbiamo lavorato quando al mattino non sapevamo se la nostra azienda era ancora aperta la sera, con un sacrificio enorme dei nostri dipendenti, dei titolari, di persone che la notte non dormivano. Quindi credo che in questo momento o si procedeva verso una vaccinazione obbligatoria, oppure si poteva continuare senza il Green Pass e andando a alleviare quelle tensioni che proprio l'obbligo del Green Pass ha portato e di cui avremmo fatto volentieri. Vengo da lontano, ho fatto molti chilometri e speravo e spero e mi fa molto piacere che ce ne siano tanti e confido che questo sia un segnale che proprio qui a Roma possa dire qualcosa a chi ci governa. Viva!